Oggi c'è stato un nuovo incontro su, su Whirlpool a Roma. L'azienda ha detto che può sospendere la cessione fino alla fine del mese. I sindacati, però, chiaramente non, non, sono, ancora, non sono ancora soddisfatti. Lei, che tipo di atteggiamento vede? Io incontrerò i lavoratori e i sindacati nei prossimi giorni. Mi sembra un risultato allo Stato assolutamente insoddisfacente. Tra l'altro sospendere fino al 31 ottobre, quella è proprio la deadline che ha detto l'azienda, io non vorrei che stanno preparando il giorno dell'impiccagione delle lavoratrici e dei lavoratori. Io sono molto, molto preoccupato, il governo deve, deve mettere in campo azioni forti, parole chiare e non consentire che si arrivi a un punto di non ritorno. Quella data 31 ottobre mi fa paura perché quando incontrai l'azienda Whirlpool, mi disse che dopo il 31 ottobre sarebbe finito tutto. Quindi non vorrei che il governo sta portando l'agonia o un po' di speranze fino al 31 ottobre per poi dare la mazzata. Quindi c'è bisogno di parole chiare e forti da parte del Presidente del Consiglio. Sono disposto anche ad andare insomma, con voi lavoratori con le tende. Posso fare tutto, tu posso anche autoprodurre lavatrici. Qua abbiamo parlato di beni comuni, di autoproduzione e di autogoverno. Se c'è da fare un'autoproduzione industriale alla Whirlpool, la prima esperienza napoletana, produrre lavatrici... Mi metterò a fare anche questo nella vita e sarò insieme a loro a farlo. Noi non consentiremo che questa esperienza finisca nel peggior modo possibile, cioè con l'incapacità e l'inconcludenza di un governo che rischia di essere subordinato a una multinazionale. Io devo capire in questo momento se quando si firma un accordo ha più valore la voce del governo italiano o di una multinazionale. Qua si vede l'autorevolezza, non l'autoritarismo di un governo. Patuanelli già si è messo fuori lasciando la parla al Presidente del Consiglio, adesso il Presidente del Consiglio che è persona come dire, che ricopre l'incarico apicale nelle funzioni di governo deve far capire ai lavoratori e alle lavoratrici della Whirlpool, ai sindacati, al Sindaco di Napoli, alla città di Napoli se c'è una via d'uscita a questa situazione che è stata portata fin qui in maniera devo dire anche irresponsabile perché no, vorrei ricordare che ad aprile del 2019 in piena campagna elettorale per le europee l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio disse che la vicenda Uit, era tutto a posto. Quindi qua noi viviamo la tragedia, il problema, la sofferenza, le ansie e anche le speranze. Là non ho capito che cosa si sta consumando a Roma e questa sospensione fino al 31 ottobre non mi lascia tranquillo.